Buongiorno a tutti. Volevo oggi parlarvi di un vecchio albo di Dylan Dog uscito nel dicembre del 1989 e per la precisione parliamo di Il Signore del Silenzio, numero 39. Allora, questo fa parte dei primi 41 numeri con copertina di Claudio Villa. Infatti l'ultimo sarà Golconda, che ho già recensito, del febbraio 90, che poi passerà il testimone a Angelo Stano. Allora, questo numero io voglio parlare, al di là della bella storia scritta. Allora, la storia è dei soggetti sceneggiatori di Giuseppe Ferrandino, che aveva già scritto Ti ho visto morire, il numero 27. I disegni sono del grande Giampiero Casertano, e lettere in Renata Tuis e copertina di, appunto, come detto, Claudio Villa, bellissima copertina. Allora, la storia, in pratica, il tema principale è di questo personaggio mitologico, Askebasi, che questo qua praticamente deriva addirittura dai libri del re Salomone nella Bibbia, in cui c'è questo libro, appunto, il libro della verità, che è stato scritto in italiano, perché poi, secondo la tradizione, questo libro è stato tramandato addirittura da Cesare Borgia negli anni a cavallo tra la fine del 400 e i primi del 500, che teoricamente, qui posso, adesso sicuramente questa è una storia che gli amanti di Delea, ma anche quelli che lo conoscono poco, l'hanno letto, perché è una storia penso nota, però non voglio andare a spoilerare. Praticamente, in pratica, il finale della storia, appunto, Ferrandino l'ha presa a spunto da questa storia, diciamo, di conflitti storico-politici tra i Borgia e i Montefeltro. Anzi, della Rovere poi erano, perché erano signori di Pesaro. E poi di mezzo chiaramente c'erano anche il Duca di Montefeltro, il Duca di Urbino, il Duca Federico di Montefeltro. Allora, innanzitutto qui troviamo questo animale che diciamo, nell'ordinario collettivo è un animale mite, pauroso. Qui invece è un animale inquietante, che è la lepre, che da come viene spiegato indica appunto la luna, ma anche l'immortalità, il passaggio tra la vita, più che l'immortalità, il passaggio proprio tra la vita e la morte. Se vi ricordate, poi, qui faccio un riferimento a un romanzo classico intramontabile, che è Avventure di Pinocchio. Quando Pinocchio viene salvato dalla fatina dagli assassini, no? Che poi erano il gatto e la volpe incappucciati, e viene messo nel letto, lui rifiuta di prendere la pastiglia. E dice: ah, se non la prendi, entrano quattro conigli. Vabbè, lì sono conigli, non sono lepri, conigli neri. E poi, se pensate, il termine greco, qui adesso faccio proprio una regressione, ma per farvi, mi è piaciuto anche per questo, mi piacciono gli albi questi di Dylan Dog. Per l'ordine dei mammiferi, in questo caso roditori, conigli e lepri, si chiamano in greco i lagomorfi, da lagos, ma lagos significa conio, ma significa anche, se inteso in un accento diverso, anche appunto passaggio. E quindi c'è tutto questo riferimento, diciamo, filologico, ma anche appunto, se possiamo dire, anche filosofico. Allora, la storia appunto di questo, cioè di questo testo, di questo libro, che è perché tutti si suicidano, perché chiedono la verità, cioè chiedono il tema principale dell'uomo, cioè chi è l'uomo, quanto vivrà, cos'è il senso della vita. Ma nessuno può resistere a questa risposta, risposta che appunto dà Askebasi, il signore del silenzio a cavallo della sua lepre, attraverso questo libro. Poi, ecco, altra cosa importante, viene introdotto, che io poi qui non ho più ritrovato, sinceramente, fatemi sapere se poi tornerà, un personaggio che no, non torna, perché poi muore, giustamente, un personaggio molto molto strano, che è lui, è Larry, che era un ex compagno di liceo di Dylan.
che addirittura scoprirà se qui sembra un damerino, una persona antipaticissima. Infatti lui stesso lo dice, una persona molto antipatica, e dice: che cos'altro poteva fare una persona antipatica se non andare a fare il mercenario, cioè uccidere altre persone per essere pagato? E vedremo, appunto, poi anche lui farà una brutta fine. Questo posso dire, tanto non è diciamo, nel tema dello spoiler dell'albo. Allora, appunto, come ho detto, l'unico difetto, secondo me, è il finale, che è stato troppo aggiustato, però ci può stare, cioè non è che è un difetto, insomma, è un limite. Ma un limite che poi alla fine non va a togliere la bellezza della storia. Quello che poi io voglio dire, e questo ricordo, allora io, come vi ho detto, e non so, non mi ricordo se l'ho detto, ma lo ripeto, ma penso di averlo detto più volte, il primo numero che acquistai in edicola, avevo 20 anni, era il numero 34, Il Buio, uscito appunto con i testi di Chiaverotti, che ho già recensito. Che introduceva il personaggio di Mana Cerace. Questo albo, però, andando ad essere vedere, io me lo ricordavo, e considerate che ero già grande, perché appunto avevo compiuto, anzi, io sono di ottobre, quindi qui avevo già compiuto 20 anni. Però andando a rileggere, ti fa capire anche veramente quando ogni albo che tu vai a riscoprire, io penso di qualsiasi genere, no? Per passare da Dylan a Tex, anche allo stesso Topolino, a qualsiasi, sono le sensazioni che uno ha nel leggerlo. Cioè, io mi ricordo che quest'albo, non perché adesso non mi sia piaciuto, però mi aveva inquietato tantissimo. Soprattutto, ecco, la morte di Singer, che è il padre di Jennifer Singer, che è la protagonista, che addirittura vi faccio vedere, muore, cioè proprio che poi si scopre, cioè muore infilzata, qui c'è questa inquietudine, no, di questa lepre che sta cavalcando, morta, no, in questo spiedo, che viene infilzata. Veramente inquietantissimo, d'horror puro, qui bravissimo Casertano. Però ecco, questa anche morte dov'è? Ecco, con queste, anche questa lepre, no, inquietantissima, che poi qui viene prodotta più, forse qui c'è un errore, più sembra un coniglio, perché la lepre c'è una fisionomia completamente diversa. Cioè, questo che viene ucciso, no, cade, no, le forbici, queste cesoie si infilano nell'orecchio. Cioè, me lo ricordo proprio inquietato tantissimo. Soprattutto poi, ecco, la morte di Larry, che si strappa il cuore, ma soprattutto, ecco, questa lepre che esce dal bagno. Dal bagno, no, che io lì ero inquietato, dico, detto, oddio, cioè veramente, me lo ricordo, cioè, nonostante l'età grande, perché avevo 20 anni, quindi adulto e vaccinato, come si dice, e qui ecco, questa scena della lepre, no, questa che sta mangiando il cuore di Harry, che si è strappato nel bagno, cioè qui veramente, quasi da film, cioè surrealista proprio, penso a Buñuel, o penso anche a adesso non mi viene, insomma, a Dreyer stesso. Quindi ecco, insomma, quindi se non l'avete letto, ve lo consiglio di leggere, tanto si può trovare in tutti i formati. Io questo avevo anche una edizione ristampa, ma lo trovate in collezione book, seconda ristampa, hanno fatto la grande ristampa, quello che uscivano 3 storie per ogni albo, quindi lo potete trovare in tutte, come si dice, in tutte le salse. Quindi, Il Signore del Silenzio, albo numero 39 di Dylan Dog, dicembre 1989. Un carissimo saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.